Dall'albero di Natale al presepe, dalla cena alle foto di famiglia, fino a una ricetta di cupcakes vegani al cioccolato, il libro Stefe Marti racconta dell'amore inossidabile tra un adolescente e la sua cagnolina. Una storia che parte dalla realtà, quella di Stefania Schiaroli, insegnante ambientalista, e della sua inseparabile Rottweiler di 10 anni. Un'amicizia racchiusa in queste pagine, dedicate ai bambini dai 4 anni in su. Stefania, come è nato questo progetto? È nato da una pura coincidenza o caso, destino, chiamiamolo come vogliamo. Io sono legatissima a un bambino di nome Leonardo, che abita a Londra, inglese, sono molto amica dei suoi genitori. E questo bambino, i genitori hanno, abbiamo una loro amica praticamente, era con noi. A un certo punto Leonardo ha detto a Iecta, che è attualmente appunto la responsabile marketing del progetto, hai visto il cortometraggio della Stefi? Da cosa nasce cosa? Cioè, si riferiva al mio cortometraggio di sensibilizzazione animalista che ho fatto poco tempo fa. Da lì lei ha visto questo cortometraggio, è rimasta colpita da un disegno che ho fatto io, nonostante nel cortometraggio i disegni li ho fatti fare da un mio amico fumettista. E invece è rimasta colpita da un mio disegno e mi ha chiesto se volevo disegnare favole per bambini. È sempre stato il mio sogno fin da bambina e quindi abbiamo firmato questo contratto da Londra, dove tra l'altro ci è venuta l'idea di rendere fumetto me e la mia inseparabile cagnolina Marti, che è l'amore della mia vita. E da lì è nato questo progetto. E anche in questo libro ci sono delle immagini. Allora, io scrivo le favole in italiano, le traduco in inglese, ma il libro è concentrato soprattutto sulle immagini, perché sulle illustrazioni, che sembra una cosa semplice, ma per digitalizzare un disegno ci vogliono anche 2 giorni. Io ci sto lavorando tra le 10 e le 13 ore al giorno. Mi è calata anche la vista e sì, ci vuole tanto tempo, e lei è la protagonista indiscussa, come sempre, della mia vita e delle mie favole. Qualcuno l'ha aiutata per queste illustrazioni? Assolutamente, devo ringraziare il mio amico Daniele Delbene, che mi ha presentato Vincenzo Chiappa, che mi ha insegnato a disegnare in digitale, e senza di lui ci avrei messo molto più tempo a imparare, perché è un mondo, è veramente magia, e quindi li ringrazio tantissimo perché mi hanno aiutato a velocizzare il mio progetto. Dove può essere acquistato il libro? Allora, noi abbiamo un sito che è www.stefiandmarti.com, Stefi con la I, Marti con la Y, e nel libro c'è la versione sia in italiano che in inglese. E la cosa fondamentale è che abbiamo anche uno shop dove si possono acquistare tazze, vari gadget, il cuscino, la candela, e la coperta e tante altre cose. Un bel pensiero di Natale. Magari, sì, saremmo molto contente se ci aiutassero a lanciare questo libro, perché comunque la cosa fondamentale che voglio dire è che questo libro porto avanti il mio tema animalista, quindi la cosa fondamentale è che è centrato sul rispetto per gli animali, per ogni tipo di essere, per ogni essere vivente, per la natura, per l'ambiente e la gentilezza verso il prossimo, go veg, e quindi tutti i valori buoni che voglio trasmettere ai bambini. Ecco, quindi io vorrei che questo diventasse il mio lavoro, perché insegnare, sì, hai la tua classe, invece tramite favole tu puoi rivolgerti al mondo intero. E tra l'altro questo libro adesso è su Amazon in esclusiva, tra l'altro, però ecco, è acquistabile tramite il nostro sito, ma sempre in esclusiva con Amazon. Star, fatti riprendere.